Non ci crederei, ma io non ho mai tradito mia moglie. Secondo me l'ideale sarebbe sesso all'improvviso, una volta sola, e poi sparire. Ciao. Viola, io ti amo. Troppi casini, Adrian. Questo cuore indeciso di amare te, io non posso farne nulla. Tu non sai niente di me. Io potrei essere sposato, avere dei figli. Ma sei sposato? C'hai figli? No. Miago le soffia. Soffia! Sì. Bravo, così. Questa è la psichiatra, quella che pubblica. Ma quale psichiatra? Quella sta in cura dalla psichiatra. A Parigi non posso tornare. Io non voglio sapere di più. Io mi fido di te. Mia figlia, sì. Altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista, insomma, la mignotta. Tu sei sicuro che noi facciamo bene a sposarci? Ci dobbiamo sposare per forza. Ci sei stata a letto. Ma va, dai, su. Ma tu mi hai registrato? Ne ho fatto 100 copie. Io ti sbatto in galera. E io ti sbatto in rete. Adrian! Papà! Oh, mannaggia, che te stramorto! Oh, oddio, mio marito! Ma come? Ma sei tuo padre? Se proprio non mi vuoi mettere incinta, almeno... almeno dammi il seme. Che te devo dare? Tu credi che io sia pazza? Ammazzate! E mi